Daniele Caralla che ci ha chiesto di anticipare il suo intervento perché deve andare a lavorare, io credo che lo si possa concedere. 5 minuti tu li rispetterai. Certo, sono orologio qui così non me lo freggo. Allora, mi chiamo Daniele Caralla, non ho paura di nessuno, non ho posizioni preconcette, né di qua né di là, vi chiedo di non averle nei confronti di chi non è d'accordo, perché questa è l'impressione. Perché quando si sentono le solite lezioncine, devo dire che è un po' irritante. Qui a nessuno, occorre insegnare cos'è la democrazia, cos'è la partecipazione, eccetera, eccetera. Lo sappiamo tutti. Qui c'è un tema ben preciso su cui la gente ha dei giustificati dubbi, chiede risposte e le risposte non arrivano. Questo è il tema. Libertà di culto a Bologna in questo momento sono in funzione tra le 6 e le 9, tra i 6 e i 9 contenitori in cui viene esercitato il culto islamico, tra cui quello più grande è quello di via Pallavicino. Quindi libertà di culto finalmente è in dubbio. Qui stiamo parlando di una struttura che sarà di 6.000 metri quadri, di cui solo 1.000 metri quadri saranno dedicati al culto, gli altri 5.000 saranno dedicati a tutta un'altra serie di attività. Quindi stiamo parlando non di una moschea, ma stiamo parlando di una vera e propria cittadella islamica. E siccome la storia mi rende diffidente, cito solo una: al mondo islamico il nome del rispetto è permesso di macellare la carne contro la nostra legge, in lei, ovvero la nostra legge nazionale. Questo dico. E siccome fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, io dico che in quella cittadella islamica non ho garanzie di ciò che avviene nel rispetto delle norme, sia generali, sia nei rapporti interpersonali. Perché quando io ebbi maniera di vedere il progetto non approvato dalla giunta sul centro islamico in Viale Lenin, era previsto, progetto alla mano, che per esempio lo spazio acqua, doveva essere fatta una piscina, fosse utilizzato in orari e differentemente tra uomini e donne, per esempio. Continuo, quindi il luogo di culto non c'entra niente. Ma la cosa bella è che il centro di cultura islamica non c'entra niente in questa partita. Il soggetto con cui noi stiamo parlando si chiama Ente per la gestione dei beni islamici in Italia, a sede a Segrate. Sarà un proprietario privato, lo darà in gestione a chi gli pare. Oggi mi dice che lo dà al centro di cultura islamica, ma siccome in Italia c'è una normativa ben precisa, il proprietario privato di una struttura privata, al di là della destinazione d'uso, che è comunque la più vasta possibile, alla fine lo dà poi in gestione a chi gli pare. Quindi noi facciamo un accordo, che secondo me non serve a niente, non col padrone della struttura, facciamo un accordo col gestore. I gestori passano. Quindi non c'è nessun tipo di garanzia. E poi se fosse così tutto tranquillo, qualcuno mi spiega perché è stato voluto fare l'accordo, no? Se fosse così tranquilla la questione. Eh no, è perché se fosse tranquilla non c'è motivo. Dice anche noi cristiani, anche noi cattolici, quando nominiamo padre vescovo, dobbiamo rapportarci con lo Stato. Bravo, anche. Il mondo islamico no, perché non ha una struttura. Tanto è vero che il direttore del centro di cultura islamica, che è stato citato, Nabil Fayumi, era il direttore del centro di cultura islamica, e tutti sappiamo che cosa ha detto in televisione. Quindi io non ho nessuna garanzia. Non ho nessuna garanzia. Non ho nessuna garanzia. Allora, la struttura avrà una dimensione e funzioni tali per cui, a mio avviso, sarà attrattivo per l'intero centro nord. Questo graverà una pressione sulla città, in particolar modo su questa zona, che, se mi è permesso, ha già dato molto. Dicono, il progetto noi non l'abbiamo mai visto, non l'abbiamo mai visto il progetto. Dico solo che i famosi 10.000 metri quadri a parcheggio, stiamo parlando di niente, perché 10.000 metri quadri, qualcuno magari non lo so, sembra tanti, ci stanno 330 macchine. Quindi ci stanno 330 macchine, perché sono circa 30 metri quadri a macchina i parcheggi. Quindi fate un po' voi i conti. Di fatto, e qui entro in una cosa che non mi appassiona, anche se è giusta la battaglia di chi la sta portando avanti,
non mi appassiono perché ritengo che l'ente per la gestione dei beni islamici in Italia, che ha come referente l'UCOI e quindi l'Arabia Saudita, ritengo che abbia tutti i soldi possibili e immaginabili e non abbia bisogno dei nostri, e quindi per me il tema è politico e non finanziario, ma è giusto anche quello. Di fatto, conti alla mano, noi diamo 52.000 metri quadri di nostro terreno in cambio di 6.000, questo è il dato di fatto. Ora, questo è il fatto. Allora, non è colpa nostra se per la sua stessa struttura, verso la quale non mi permetto commenti, ci mancherebbe altro, la religione musulmana non è accreditata e connotabile come referente con la Costituzione, è il motivo per cui non c'è l'otto per mille, tanto per chiarirci. Cioè, tanto per chiarirci. Io non vado sicuramente a insegnare niente, per carità, però, voglio dire, non scherziamo. No, siccome lei ha fatto degli agganci con la religione cristiana, va bene, ok, vado alla fine dicendo una cosa, se mi è permesso, ho sentito dire, e io non faccio mai la gara a essere migliore di nessuno, ah, ma nelle carceri italiane metà sono nostri, metà sono degli extracomunitari, a parte che siccome loro sono molto meno di noi, già questo farebbe riflettere, i miei me li devo tenere, gli altri non mi obbliga nessuno. Allora, altri due interventi, poi visto che vengono altri due interventi e poi facciamo un giro di risposte, perché sono state fatte delle affermazioni importanti che penso interessino anche le risposte. Quindi Sergio Ferrari, presenti. Allora, sì, io sono presidente della Confcommercianti, quindi è un'associazione che rappresenta i commercianti e gli operatori del turismo, ma non è di questo che questa sera voglio parlare, nel senso che i commercianti, gli operatori turistici, dei servizi e quant'altro sono cittadini come tutti voi e quindi su questa partita possono esprimere la loro opinione liberamente e non hanno bisogno di un canale preferenziale. Il problema è che noi abbiamo la nostra sede centrale in via del Commercio Associato numero 30, che è esattamente il confinante più vicino che si troverebbe ad avere questa nuova struttura che si viene a creare. Allora abbiamo ritenuto che fosse giusto, in vista della riunione di questa sera, di dialogare con tutte le imprese che ci sono nella zona, e abbiamo oggi pomeriggio avuto un contatto importante con decine di aziende per sentire anche il loro parere, per poterlo stasera portare qui per esprimere, ovviamente partendo dal superamento di una valutazione unicamente nostra, che essendo in primo luogo coinvolti potevamo avere qualche dubbio, come ovviamente qualche dubbio ci teniamo ad esprimere. E direi che il pensiero comune che c'è è ovviamente articolato in questo modo: intanto una sorpresa rispetto a una comunicazione su un tema così importante e delicato che non c'è stata prioritariamente, quindi voglio dire, ci troviamo a discutere di un problema che in qualche modo è già in uno stadio avanzato, è stato per parlare in consiglio comunale senza che la popolazione che aveva imprese, quindi aveva interessi in questo blocco, fosse in qualche modo coinvolta. La seconda questione riguarda, e su questo non credo di dire un'eresia, il timore che una struttura così rilevante in questo territorio possa anche modificare i valori delle strutture immobiliari che in questo territorio sono. Perché è un timore legittimo nel senso che, parliamoci chiaro, noi che discutiamo del pilastro, il pilastro era accompagnato molto spesso con la barca, voi lo sapete, e venivano ritenute delle zone in qualche modo con difficoltà maggiori del resto della città. Abbiamo finalmente da un po' di tempo superato questo tipo di situazione e questo territorio era ricompreso nel PSC, quel piano strutturale di sviluppo urbanistico che doveva portare a una definitiva qualificazione di questo territorio. Quindi tutti ci aspettavamo che le nuove costruzioni fossero fatte di residenza, di direzionale, di cose di questo tipo, quindi una congiunzione naturale fra noi, diciamo, e quarto inferiore, che tutto sommato si delinea
Tenete conto che nel dialogo che io vi sto dicendo ci sono dentro alberghi, ci sono dentro ristoranti, ci sono dentro attività di tipo turistiche, le quali ovviamente hanno una grande sensibilità rispetto a questi problemi, perché devono fare ovviamente rapporti con le persone, e sappiamo che le persone giustamente possono avere i loro dubbi sulle frequentazioni, quindi è chiaro che esiste un problema di questo tipo. Ma perché esiste? Esiste soprattutto per la dimensione del progetto. Un minuto. Per la dimensione del progetto. Perché io non voglio ripetere quello che qua è stato detto, ma è chiaro, quando si parla di isola islamica, cosa si intende dire? Un'isola in qualche modo è un corpo molto grande che sta in mezzo al mare. E quindi ha una situazione di privilegio, diciamo, diventa il soggetto. Ecco, i cittadini, le imprese, coloro che vi abitano, non vogliono diventare il contorno di qualcosa di troppo grande che in qualche modo rinnovisce la cultura, il modo di vivere e quant'altro. Non possono essere minoritari. L'integrazione, a parere di queste persone, questi dirigenti dell'azienda, è quello che l'integrazione si fa quando c'è un rapporto chiaro tra il numero degli abitanti e coloro che andranno a frequentare un'attività di tipo religioso, ma ci vuole proporzione. Ma se questa proporzione non c'è, perché questa struttura è destinata a servire ovviamente non solo Bologna, non è dedicata a Bologna, ma semmai dal nord Italia al centro Italia, e c'è tanta cura sullo svincolo dell'autostrada, sul percorso delle strade, così è evidente che ci troviamo di fronte a un fenomeno che non è soltanto bolognese, ma si pone un obiettivo più grande, ed è chiaro che rispetto a questo ci siano molti problemi. Finisco, perché poi le persone che hanno aziende fanno anche delle proposte e dicono: allora il comune secondo noi dovrebbe ripartire da zero su questa questione, mettere in campo tutte le risorse di terreno che ha all'interno della città di Bologna e discutere con i cittadini quale può essere la proposta più pensata rispetto alla collocazione di una struttura organica. È chiaro una cosa, che se per caso in questa valutazione dovesse subentrare il fatto che questa è la zona più idonea, si fa una struttura come si è data ai testimoni di Geova, agli ortodossi, agli evangelici, strutture che abbiano le dimensioni di quelle che noi normalmente vediamo nelle chiese di diverse confessioni che ci sono a Bologna, perché non ci può essere un impatto né urbanistico né culturale molto differente. Punto. Grazie, è difficile questo luogo, devo togliere la parola, ma ho un po' almeno una ventina di interventi, scusate. Scusate, ma io cercherò di mantenere i 5 minuti, quindi se vado oltre fermo, mi fermo lì dove. Io volevo dare solo 3 episodi concreti per forse approfondire un discorso che lasciamo sempre a margine, perché mi pare che in tutti gli interventi i discorsi poi cadono sull'aspetto politico. Mentre noi cittadini abbiamo più bisogno di discutere di quello che è la nostra quotidianità. I 3 episodi li elenco. Il primo è: io sono arrivato a Bologna 21 anni fa, oggi ne ho 41, ne avevo 20 in quel periodo, e mi sono collocato in quel periodo proprio qui, in via Rimese, quindi in questo quartiere. Sinceramente ero ben voluto da tutta la popolazione, motivo per cui sono rimasto collegato a questo quartiere. Non appartenevo a nessuna religione, come devo dire, ero ateo, provenivo da un paese cosiddetto ateo. Ho conosciuto padre Tossi e ho scelto, oltre ad assimilare i valori della società bolognese, che appartengono a quelli della società italiana, anche i valori della società cristiana. È una scelta che ho fatto in piena democrazia. Ho visto, stasera hanno parlato 2 rappresentanti della cultura islamica. Sono tutti 2 bolognesi, figli di italiani, nipoti di italiani, che democraticamente... Lui è pugliese, ma figli di italiani, nipoti di italiani, bisnipoti di italiani, che democraticamente hanno scelto un'altra cultura religiosa, senza impedimento.
Guardi signore, lei mi può dire tutto, può intervenire perché ha un'età più grande della mia e io rispetto l'età. Il terzo episodio che volevo riportare all'attenzione del cittadino senza entrare nella politica è la scorsa legislatura comunale, quindi la giunta precedente, di cui Carella era uno degli esponenti di spicco, ha fatto un'iniziativa che io ritengo importantissima, era quella degli assistenti civici. Ha impegnato molte associazioni a salvaguardare i nostri giardini e le nostre scuole, quindi la vita dei nostri bambini dentro la scuola e fuori dalla scuola. Le due associazioni più grandi per numero e per scuole sono associazioni di stranieri. Ha vinto anche un premio europeo il comune di Bologna su questo progetto, con l'esempio riportato dai cittadini stranieri. Sono persone musulmane nella maggioranza che tutti i giorni vigilano sui nostri figli nell'ingresso e nell'uscita della scuola, e non solo, anche negli orari di libera uscita nei giardini. Perché su questo noi ci avvaliamo e ci piace tanto e non mettiamo in evidenza il fatto che sono musulmani, mentre su quell'altro elemento io non entro né nei metri quadri né nel valore politico? Ne parlerà un assessore, per cui lascio la parola a chi si intende di politica. Me ne intendo molto meno, quindi non posso fare il mestiere altrui. Però dico, perché in quelle occasioni li valorizziamo molti quei ragazzi? Ah, quanti sono bravi? Sono bravi lì perché assistono i nostri figli? Secondo me abbiamo un problema di fondo. Il problema di fondo è molto semplice. Non è che non vogliamo, non è che abbiamo paura, forse siamo un po' lenti nel conoscere gli altri. Forse questo centro che va a crearsi, non so i tempi, in un accordo con il comune, quindi in un accordo in cui ci permetterà di vigilare, al contrario del fatto come se loro lo facessero per conto loro, quindi separati, senza nessuna possibilità di intesa, di vedere, di criticare, di proporre cose migliori, credo che sia una delle soluzioni migliori, perché le popolazioni che vivono qui, fatte non solo di bolognesi, ma di persone che in questo quartiere sono arrivati 30 anni fa, 40 anni fa, e hanno sentito sulle loro spalle la discriminazione. Non posso accettare da queste persone diventare oggi paladini. Quindi credo che la soluzione migliore trovata è quella di creare qualcosa in un accordo che ci permette sempre di vigilare nel rispetto reciproco, però stando alle leggi dello Stato italiano. Abbiamo un po' di risposte e un po' di chiarimenti rispetto alle cose che sono state affermate. Prima padre Paolo Garuti. No, no, io non ho chiesto la parola specificamente, sinceramente mi sento un po' in imbarazzo perché io non c'entro con la decisione politica o con la decisione economica o con i metri quadri. Sono stato invitato qui come testimone di una forma di pensiero religioso e di dialogo, e quindi parlo a questo livello. Qualcuno ha giustamente detto che tendo a fare la lezioncina, purtroppo sono professore, figlio di professore. Succede, sono qui quelle cose che uno si porta dietro. La faccio su tre punti, se permettete. Il primo è una cosa che noi cristiani abbiamo vissuto nei primi secoli della nostra storia, ed è una cosa di cui persone intelligenti dell'epoca, vale a dire l'imperatore Traiano e Plinio, discussero. E cioè, se si deve, se, sapete, c'è una legge che diceva che i cristiani. C'era una legge che diceva che i cristiani dovevano essere processati se denunciati, ma non c'è. Un attimo, per piacere. No, dico subito una cosa. La cosa pose interessantemente un problema che l'antichità non conosceva, se cioè si può connettere al nome di un'appartenenza, nella fattispecie ad essere cristiani, una serie di delitti. Se volete la frasina in latino era flagizie inerenzie nomini, cioè in quanto cristiano uno deve essere condannato, chiedeva Plinio, e Traiano gli ha detto una risposta. Perché dico questo? Perché uno degli elementi fondamentali di ogni forma di razzismo
uso la parola razzismo, è la generalizzazione in base alla quale, partendo dall'affermazione di uno o dell'altro, si attribuisce a migliaia, centinaia di migliaia, milioni, nella fattispecie miliardi di individui, una mentalità partendo dalla propria percezione, talvolta appoggiata a qualche sbavatura o a qualche presa di posizione di questi o degli altri. Perdoni, vi faccio un esempio, la frase "a loro è permesso mentire" voi la troverete in tutti i testi di antisemitismo antiebraico fino agli anni 50 e tuttora, che cioè, ed è vero, perché c'è un trattatino da una qualche parte di uno che ha detto "i cristiani si può mentire", ma era un cretino come ce ne sono dappertutto, voglio dire. A quel punto si può trovare nella religione cristiana degli elementi di, o dei periodi evidentemente che noi consideriamo, però non è per questo, il Ku Klux Klan si dichiara cristiano, non è che tutti i cristiani si riconoscono nel Ku Klux Klan. Allora, per piacere, evitiamo questo tipo di generalizzazione, perché sono offensive della nostra cultura, sono forme di generalizzazione razziste. Chiaro che, allora vi dico come, a seconda lezioncina, vi dico come riconoscere quando si è in queste generalizzazioni. E uso un esempio che per molti di voi brucerà sulla pelle, ma mi dispiace, io sono, insisto, modenese, quindi sono andato a Strudel Point, tutto quello che posso dire. Quando si usa la parolina "nonostante", io sono vissuto da bambino in frasi del tipo "oh, è napoletano, nonostante questo è una buona persona", cioè "oh, è siciliano, malgrado ciò", quando si comincia col malgrado si entra in quelle frasi cosiddette concessive in cui nella frase principale c'è l'ideologia, cioè "è grasso e non deve piacere alle donne", e nella frase reale, quella che esprime la realtà, "è grasso ed è pieno di donne". Allora, cosa succede? Succede che noi, facendo questi discorsi, confermiamo la nostra ideologia, cioè ci riconvinciamo che è vero che il napoletano è un ladro, che il siciliano è uno sparatore, che usa la, che la 740 è per i siciliani è un carico non ancora omologato. Facendo così, confermiamo la nostra ideologia e facciamo del male a noi stessi, perché prima o poi quell'ideologia si ribalta contro di noi. E voi sapete, e se non lo sapete ve lo dico io, che ci giro spesso nel mondo orientale, non solo islamico, anche il cristiano orientale, che anche loro hanno la tendenza a fare a noi lo stesso. E sapete chi sono i cristiani per loro? Sono quelli che vivono come vivono i cristiani. Volete un esempio? Anni fa studiavo all'Università di Gerusalemme e avevo conosciuto, tramite una ragazza ebrea italiana che viveva lì a campus, io vivevo al convento, avevo conosciuto una ragazza americana d'origine libanese. Dopo un po' questa ragazza sparisce dal corso perché si era messa insieme a un ragazzo locale. Andiamo a mangiare una pizza con altri e riappaiono questi due. E al ragazzo, che si era arabo, dico: "Ma la tua religione non ha niente da ridire se tu ti sei portato questa ragazza così a casa, appena conosciuti?" Lui mi ha detto: "No, cosa me ne frega, sono cattolico". Voglio dire, in Oriente la percezione dell'occidentale e dei cristiani è quella che noi diamo con le cassette pornografiche e con il modo di comportarsi dei nostri turisti. E molte delle reazioni, anche integraliste, nascono da questo. Te lo spiego perché cosa c'entra. C'entra perché se voi dite che tutti gli islamici sono così e cosa, attaccato un francobollo su... Io sto solo parlando per cercare di... Silenzio! E tu c'hai il diritto di parlare di tutto. C'è soprattutto il diritto di replica. È il mio diritto di replica. Di fronte delle affermazioni simili, di
fronte a delle affermazioni simili, sinceramente, io sono molto preoccupato per il futuro della nostra democrazia. Sono ancora più preoccupato come sacerdote per il futuro della mia religione. Perché io pretendo per me stesso, perché nessuno può impormi di essere cristiano fino in fondo, se sono cristiano fino in fondo porto l'altra guancia, ma nessuno può impormelo. Io pretendo per me stesso questa stessa libertà che devo pretendere per gli altri. Siete sinceramente divertenti, perché nel momento in cui scusatemi io non ci guadagno niente, perché non ci guadagno niente. L'unica battuta, signori, allora la battuta è questa: siccome mi è stato detto di andare a Chiesa in Arabia, vi ricordo che il problema non è nella reciprocità, e su questo chiudo e non parlerò più questa sera. Sulla reciprocità il vero problema non è... Posso parlare? Non è che la reciprocità ci debba essere fra chiese e moschee. Perché? Perché i nostri stati, gli stati di tradizione cristiana, cattolica, protestante, ortodossa, salvo la Grecia, non sono stati confessionali. Di conseguenza, noi possiamo portare tutti gli elementi che vogliamo della nostra cultura, con certi accordi, anche le chiese, guardate, l'Oriente è pieno di chiese, sono state fatte tutte nel periodo tra la fine dell'impero ottomano e il periodo dei mandati, ci sono le chiese, dobbiamo chiedere. Allora la battuta finale, poi mi taccio perché sono umiliato da questa serata. La battuta finale è questa: c'è perfetta reciprocità fra la cultura occidentale e la cultura musulmana, perché nei paesi musulmani io non ho mai avuto difficoltà a trovare un luogo di culto occidentale. Le banche sono dappertutto. Innanzitutto ripeto, noi stiamo facendo una permuta con il centro culturale islamico, stiamo cioè acquisendo dei terreni dandone un altro. Questo non c'entra nulla con il finanziamento a un ente religioso.
stiamo cambiando un terreno con un altro in base a stime economiche. Sbagliato. Questo perché, mi dispiace, questo perché noi siamo interessati come comune a acquisire quell'area che è di fianco a un istituto medio superiore che dobbiamo ampliare. Questo è l'interesse stretto. Dal punto di vista generale, noi non vogliamo né possiamo a questo stato dell'arte, nei rapporti con la comunità islamica a livello nazionale, fare delle donazioni o delle cose di favore, le chiamo così per farmi comprendere, come si fa con tutte le altre confessioni religiose di questo paese, perché tutte le altre confessioni religiose di questo paese hanno il diritto di superficie gratuito per costruire il proprio luogo di culto. Noi questo come giunta bolognese non lo proponiamo perché la comunità islamica non ha un'intesa con lo Stato italiano e quindi, a differenza della precedente amministrazione che ha dato in affitto gratuito l'attuale moschea a Villa Palavicini, non lo riteniamo un errore perché non c'è un'intesa tra la comunità islamica e lo Stato italiano. Per quanto, e quindi per questo c'è una permuta, non c'è nessun contributo del comune di Bologna alla costruzione di una nuova moschea. E chi afferma questo, mi dispiace, afferma il falso. Chi afferma che stiamo dando un contributo economico alla chiesa musulmana afferma il falso. Non è documentato dagli atti che ci sono in discussione. Ho anche spiegato perché non lo riteniamo. A differenza del centrodestra, che evidentemente se l'è dimenticato, l'ha fatto nel precedente mandato, non riteniamo giusto dare in affitto gratuito questa sede, perché noi speriamo e lavoriamo per un'intesa con lo Stato italiano, ma se non c'è questa intesa, applichiamo le leggi dello Stato italiano. La permuta è stata stimata dagli uffici comunali, come è stato fatto nel precedente mandato con l'amministrazione di centrodestra, come viene fatto attualmente dagli stessi tecnici. Quando si fanno delle permute con destinazione attrezzature religiose, chi è addetto alle stime applica il valore di esproprio e lo valuta al 50% di riduzione. Si è fatto questo per tutte le confessioni religiose che hanno chiesto in questa città, tutte, di costruire il loro luogo di culto. Allora hanno intesa. Questo per quanto riguarda la permuta. Poi siamo di fronte alla richiesta di fare un referendum. La richiesta di referendum che è depositata agli atti, evidentemente qualcuno non può sentire la mia voce che è passato ad ascoltare. Questa è vecchia propaganda politica, se mi si lascia parlare forse qualcuno è interessato ad ascoltare, almeno rispettiamo gli altri. Il referendum che viene proposto è un quesito un po' bizzarro, perché dovete sapere che nelle altre città, non siamo solo in Italia, alcuni signori di forze politiche presenti anche qui dentro hanno promosso un referendum con il quesito vero, coraggioso, che questi signori vogliono, cioè hanno detto come quesito referendario: volete che si faccia una moschea o no? Sapete com'è finita? Che questi referendum non sono ammissibili perché contrastano con la Costituzione italiana. Allora, cosa succede qua a Bologna? Che siccome non si riesce a parlare con il quesito vero, che è volete che i musulmani abbiano un luogo di culto o no, perché purtroppo esiste ancora la Costituzione, il quesito che viene proposto e che è in valutazione dice: siete d'accordo a dare questo terreno a un prezzo notevolmente più basso? Questo sta valutando la commissione dei garanti, che dovrà dire se questo referendum è ammissibile o meno. Lo stato dell'arte a me risulta questo, questa è la verità. Io penso che bisognerebbe avere il coraggio di dire, lo ripeto, che se non si vogliono i culti musulmani bisogna fare raccolta di firme per chiudere quelli esistenti, e invito le persone ragionevoli qui dentro, che ne vedo tante, a pensare che scenario si crea nella convivenza di questa città rispetto al fatto di creare un clima per portare alla chiusura di 9 moschee esistenti e di una esistente a Villa Palavicini. Perché non stiamo parlando di un nuovo nel senso che prima non c'era,
stiamo parlando di una chiusura di un vecchio per farne una nuova e farla più grande. Dal punto di vista, quindi ripeto, stiamo discutendo, per chi vuole ascoltare, di un centro culturale islamico che esiste da più di 10 anni in questa città, che ha già un luogo di culto, chiede a proprie spese, su un terreno che perda con il comune di Bologna, di farlo. Questo stiamo discutendo. Detto questo, il protocollo. Io ho sentito un'affermazione molto importante a mio punto di vista, perché se ascoltassimo quello che diciamo e ci riflettessimo un attimo sopra, ci andremo a vicenda a trovare soluzioni. Un signore ha avuto il coraggio, per me ci vuole un grande coraggio intellettuale, di dire che siccome la comunità musulmana sottoscrive degli impegni pubblici con il comune di Bologna, che dicono vogliamo che ci controllate da dove vengono i fondi, vogliamo che ci controllate come facciamo scuola e se facciamo discriminazione o meno verso le donne e i bambini, ha avuto il coraggio intellettuale di dire che hanno firmato il falso, e hanno firmato il falso perché in quanto musulmani, in quanto credenti della religione musulmana, sono delle persone in malafede, perché l'Islam in quanto tale non ammette queste cose. Allora, io vi prego su questo passaggio di ascoltarci, perché se noi accediamo a questa idea è la rovina di questo paese, perché i musulmani esistono in ogni paese occidentale, a cominciare dagli Stati Uniti, con luoghi di culto, e la stragrande maggioranza dei musulmani rispetta le regole della democrazia e nei paesi in cui vive non ha il problema solo della religione musulmana, ha il problema di dittature nelle quali non possono esprimersi. È un concetto profondamente diverso. Io vi chiedo, per affrontare questo tema, non ho ancora avuto una risposta, conviene scegliere la strada di governarlo, di guidarlo, di controllarlo, di governarlo insieme come comunità e di conoscersi, di porre delle regole, o conviene seguire la strada lupo a lupo? Impediamo la costruzione delle moschee, non è mai avuto successo questa strada in nessun paese del mondo, ha solo creato conflitti e tensioni. Appunto, perché c'è stato il 12 settembre, noi diciamo apertamente quello che è, e l'abbiamo detto ai rappresentanti della comunità musulmana, badate, c'è un problema aperto. Quindi noi non lo stiamo negando il problema, siete voi che secondo me proponete di affrontarlo in modo sbagliato. Noi diciamo bisogna dimostrare, ed è possibile dimostrarlo, bisogna dimostrare. Lei mi sta impedendo di parlare, e poi ha anche il coraggio di prendere striscioni con i colori misti. Lei si deve vergognare, dobbiamo scegliere una strada di garanzia e di conoscenza reciproca. Se il protocollo, se ho capito che non avete interesse a far sentire le mie parole, ma non ce la farete a farmi stare zitto, io continuerò a parlare. Bene, tu sei peggio che complimento, sei peggio che se noi facciamo un protocollo d'intesa, se noi facciamo un senti amico, tu dovresti solo uscire e vergognarti, comunque continua, io vado avanti. Il protocollo serve per avere le garanzie che quello che i signori della comunità musulmana sottoscrivono lo attuino, lo mettano in pratica e quindi ci sia un effettivo controllo. Alleanza Nazionale ha proposto
invece del comitato di garanzia l'idea di fare una fondazione per controllare i fondi. Io ho detto che sono disponibile e anche la comunità musulmana ha detto che è disponibile. Voi non dovete pensare che questa cosa si risolve in un mese. Il protocollo si servirà a capire se appunto le cose che sono state firmate vengono rispettate molto prima della costruzione della moschea. Ma com'è che non mi viene chiesto di vedere le carte e mi si dice a priori di fermare tutto? Perché c'è un'ideologia che io non posso accettare e che contrasta con la nostra Costituzione e con il bene del nostro Paese, io credo, guardando i rappresentanti della Conferenza. Per quanto riguarda le destinazioni urbanistiche, noi abbiamo indicato quell'area perché credo sia noto che dove è stata messa nel mandato precedente, in una situazione di emergenza, quindi andava bene, sono d'accordo che l'abbia fatto questa volta. Cosa succede? Che facendo i musulmani il culto il venerdì, essendo noi il venerdì giorno lavorativo, succede che per andare al culto si prendono i permessi dal lavoro e si intasa di auto Villa Pallavicini, che non ha la struttura urbanistica di parcheggi e di strade per reggere 500 auto. Detto questo, abbiamo pensato di un'altra destinazione urbanistica più adatta, perché lì c'è il potenziale di parcheggi per farlo. Sulle dimensioni, capisco che quando non si vuole ascoltare, quindi si può fare. Le persone che le gestiscono saranno controllate dal Comune di Bologna e dalla prefettura. La destinazione urbanistica è nel CAP, perché dal punto di vista urbanistico questa sarà una zona di espansione del nuovo piano urbanistico. Come tale l'area ha il potenziale di accogliere tutti i parcheggi che servono. Cittadella dell'Islam è inappropriato e appunto serve unicamente a creare quel clima di paura che non capisco cosa ci serva. Allora, a me dispiace, ma i casi che ho in mente sono solo di Chiesa Cattolica, quindi li tiro fuori non, con nessun intento polemico, ma 6.000 metri quadri corrispondono alla parrocchia Don Giovanni in Bosco, nel quartiere Sara, che me conosco bene, avendo fatto il presidente lì, così cominciamo a figurarci fisicamente. Quando si dice che un luogo di culto non c'è solo la moschea, si dice quello che normalmente fanno tutte le confessioni religiose. Ora, io non ho mai visto là dove è possibile unicamente la chiesa, ho visto anche attività collegate al luogo di culto, quindi ci sarà una scuola, quindi ci sarà un oratorio, quindi ci sarà, non so se il termine oratorio, ci saranno dei campi sportivi, ci saranno delle attività che si fanno in tutti i luoghi di culto a destinazione attrezzature religiose. Le attrezzature religiose impediscono di fare i supermercati, le destinazioni attrezzature religiose, e dove vorranno loro, non vorranno. Quindi, per quelli che vogliono ascoltare, stiamo né più né meno che costruendo una nuova chiesa. Detto, se posso dire una cosa, per quale motivo il quartiere San Donato deve ascoltarsi un problema ulteriore, che ne ha già avuti tanti. Ma perché non è un problema? Il terreno che in quel campo dal punto di vista urbanistico noi riteniamo che sia un luogo adatto per la viabilità e per le dimensioni. Si parla di 52.000 metri quadri, ne saranno costruiti 6.000 e 90.000. Dopodiché la diversità si può esprimere, lo scritto si può esprimere, e allora senti,
l'ultima cosa a cui devo rispondere. L'ultima cosa a cui voglio rispondere è che se si fa un'isola, si fa un'isola, se ci si scava da subito un mare intorno, se si dà per scontato fin dall'inizio, dopodiché ci sono le varianti urbanistiche, le osservazioni, tutti potranno farle prima della promozione e ogni, come sempre ogni cosa sarà ascoltata. Però voglio dire, si fa una proposta, si discute nei quartieri, in consiglio comunale, come sempre è stato. Non vedo altro modo di discutere l'argomento che fare una proposta e discutere. Non vedo altro modo. Quindi, ho finito, volevo più. Volevo solo puntualizzare quelle che sono le nostre proposte. Poi, ho l'impressione che per la composizione dell'assemblea sia molto tempo perso, questo mi dispiace, però c'è anche molta gente che fosse interessata ad ascoltare, spero che ci sia riuscita ad ascoltarmi. Io torno a dire che si può trovare un punto d'incontro se si discute sul come e sui tempi. Su questo nessuno del centrodestra ha dato segnali di disponibilità. Questo lo trovo preoccupante per la nostra discussione, perché alla fine cavalcare questo interesse mio per una campagna elettorale è disastroso per tutti. Mi dispiace che non si abbia l'intelligenza politica di capirlo. Io sono preoccupato per la paura dei cittadini e penso che alla paura dei cittadini noi dobbiamo dare una risposta. Però anche nel tuo caso ho capito che cosa. Allora io ho altri 15 interventi, che si sono normalmente iscritti, non posso dire che chi gli viene in mente di alzarsi per parlare proprio adesso. Questa è un'assemblea e quindi chi si vuole iscrivere? Ci sono 15 interventi. Muratori Sergio, non risponde. Gandolfi Claudio, prego. Io voglio sapere se è stato che a 50 centimetri sotto il suolo passa un altro condotto che serve l'aeronautica e la nave. Sono, sono 7 metri intanto per l'esattezza. Mi chiamo Gandolfi Claudio, bravo. Abito a Sabina, esattamente di fronte al terreno oggetto della permuta. E ho sentito più volte ripetere, dopo che si parlava del come, il dove. Vi chiedo, se lo fanno da noi o se lo fanno sui colli, siete più tranquilli? No! Risolvete il problema? Non lo volete da nessuna parte. Vi dimenticate forse da dove veniamo noi? Eh? No. Vorrei sapere, mi piacerebbe che questa sera in questa sala magari ci fosse un indios del Sud America, magari, o un filippino, magari, visto che noi abbiamo colonizzato il mondo con il Vangelo in mano, ammazzando decine di migliaia di persone. È comodo dimenticarsi di questo, eh? Curioso che in una città come Bologna due bandi vadano in due bandi vadano vuoti, restino inevasi, perché le imprese non vogliono investire e poi ci sono altri imprenditori disposti a comprare il terreno purché non si costruisca. Primo punto. Secondo punto. Questa è una bugia detta dai giornali. Questa è una bugia. Allora qualcuno mi smentisca. Allora.
magari sbaglieranno i giornali. Trovo curioso un'altra cosa. La Lega sta facendo. La Lega a livello nazionale sta praticando lo sciopero fiscale e qua a Bologna dicono i giornali ci sono cittadini disposti ad autotassarsi sempre con la Lega dietro, da quello che io leggo sui giornali. Ma dici tu con la Lega dietro? Io dico quello che leggo dai giornali. Ma dicono quello che vogliono loro. Ma non dicono tutti quello che volevano. Io vi dico francamente, 2 anni fa ho partecipato, perché altrettanto interessato, all'assemblea per Villa Salus. Stasera onestamente è molto peggio, meno male non direi, comunque un'ultima cosa per dimostrarvi che con la volontà si può anche convivere. Io sono un edile, tutti i giorni vivo in una condizione in cui vivo con etnie, qualsiasi tipo di etnia e qualsiasi tipo di religione. Queste persone lavorano e faticano accanto a me, esattamente come me. Quando è il momento di fare i loro riti, li fanno. Vi faccio solo un esempio: il nostro contratto nazionale degli edili prevede già delle condizioni per cui i lavoratori di una religione diversa dalla nostra, in particolare i musulmani, per il semplice fatto che sono la maggior parte della manodopera presente sul nostro territorio, quando è il momento del Ramadan possono accedere ad orari di lavoro diversi dai nostri, ed è sancito dal nostro contratto nazionale di lavoro, e possono gestire d'accordo con l'impresa le ferie in modo tale da tornare nel loro paese nel momento della loro festa religiosa più importante. Quindi questo francamente non mi sembra che abbia creato dei grossi problemi agli imprenditori edili, non solo bolognesi. Quindi con la volontà e con il buon senso si può fare tutto. È chiaro che se si parte dalle posizioni preconcette non andiamo da nessuna parte.